Mariano, allora durante i nostri dialoghi sulle pillole di regolatori abbiamo un attimo intravisto quello che sarebbe successo, perché di fatto poi il rimando, quindi il fatto di poter posticipare di un anno le varie cose in ambito biologico è successo. Sì, è successo proprio in questi giorni, è stato pubblicato il nuovo regolamento comunitario che di fatto allunga di ulteriori 12 mesi tutte quelle che erano le scadenze previste nel regolamento 848 del 2018, in particolare nello specifico l'entrata in vigore, per cui il regolamento 834 del 2007 continuerà a restare in vigore per tutto il 2021. E soltanto dal 1 gennaio 2022 si entrerà in vigore l'848. Però, scusami, Mariano, a una proroga ci siamo abbastanza abituati, tanto qua prorogano tutto, qualsiasi cosa, quindi non è che ci cambia la vita. Invece, all'interno, delle varie decisioni c'è un qualcosa che cambia però la prospettiva, perché rischiamo di giocarci qualcosa come il 50% dei prodotti destinati all'ambito biologico per quanto riguarda il mondo delle proteine animali. In quattro parole, ci racconti che cosa sta cambiando e perché impatta il settore? Anche questo l'avevamo in parte anticipato durante i nostri incontri e nell'ultima bozza che è stata mandata nei giorni scorsi al Ministero dell'Agricoltura, che dovrebbe poi rispondere alla Commissione europea segnalando eventuali problemi, un problema c'è. Il problema è che alla voce delle farine di carne e farina di ossa è stata aggiunta, cosa che prima non c'era, la limitazione che le uniche farine di carne e farina di ossa che si possono utilizzare sono quelle di categoria 3, mentre invece c'è una larghissima parte di operatori del settore che usa anche le farine di carne e di ossa di categoria 2. Ascoltami, Con questo nuovo. senza entrare troppo nei dettagli, di fatto vuol dire che chi sta facendo prodotti destinati all'ambito biologico rischia di giocarci il 50% di tutto ciò che può utilizzare, perché in pratica stiamo parlando di questo. Ma cosa si potrebbe fare per cercare di evitare che entri in vigore un regolamento o comunque una normativa che riduce di così tanto i prodotti che possono essere utilizzati in quest'ambito? La cosa da fare è quella di cercare di fare pressioni il più possibile, almeno chi può a livello nazionale, quindi sul nostro Ministero dell'Agricoltura, perché è l'interfaccia della Commissione europea e il Ministero dell'Agricoltura, nel senso che è stato infatti a loro mandato il draft del nuovo regolamento, degli allegati del regolamento 889, e sono loro che lo hanno mandato agli stakeholders, ai portatori di interessi. Quindi questi portatori di interessi dovrebbero fare delle forti pressioni sul Ministero affinché a sua volta con veemenza segnali alla Commissione europea che questa limitazione, cioè che soltanto le proteine animali trasformate di categoria 3 possono essere utilizzate e non più le farine di carne e ossa di categoria 2, non venga inclusa in questo nuovo regolamento che andrà a modificare l'889. Come al solito, chi vivrà vedrà. Noi non possiamo altro che cercare di raccontare cosa sta succedendo, perché sia io che te non facciamo normative, ma possiamo semplicemente prendere atto di quello che succede per segnalare gli eventuali correttivi che possono essere presi. Per chiudere questa intervista, un tuo auspicio per il settore. Il mio auspicio è che non solo a livello nazionale, ma a livello comunitario, soprattutto ora che si parla tanto di circular economy e Green Deal e tutte queste belle parole che ci riempiono la bocca, non si tratta soltanto di riempirsi la bocca, ma farla diventare cose concrete. Quindi tagliare fuori dal mercato una parte enorme di proteine che apportano azoto organico e fosforo organico, sicuramente riciclabile, quindi non una fonte finita come quella del fosforo minerale, è ovvio che sarebbe auspicabile che queste cose qui fossero portate all'attenzione. Il mio timore però è anche che questa cosa non sia semplicemente frutto di una distrazione, ma che invece ci sia dietro una regia, e se c'è dietro una regia la cosa mi preoccupa molto, molto di più. Visto che noi non siamo proprio così legati al fatto che dietro ci siano regie
o che ci sia qualche strano complotto contro un settore che di fatto rispetto alla realtà mondo rappresenta solo l'agricoltura e solo l'agricoltura biologica, probabilmente si tratta di una semplice svista del legislatore, mi sembrava opportuno che ne riuscissimo a parlare. Grazie, grazie di cuore Mariano, ne parliamo su Agronotizie e per qualsiasi aggiornamento ovviamente noi siamo qua. Grazie Mariano, grazie a tutti i lettori di Agronotizie e se ci sono novità cercheremo di raccontarvele. Buon Grazie a lavoro a voi tutti e tutti. buona serata. Ciao Grazie. Mariano, grazie infinite. Ciao.